Inaugurato Pordenone e rinnovato Viale Marconi, un investimento complessivo di circa 2,2 milioni per lavori infrastrutturali e urbanistici molto articolati, durati 10 mesi. Mi pare un'opera che al di là delle considerazioni che ciascuno possa fare sia riuscita davvero molto bene. Ieri, complice anche un tramonto praticamente suggestivo, sembrava davvero il boulevard di una grande e bella città europea. Al netto poi del giudizio che ciascuno personalmente può dare, resta il fatto che abbiamo una viabilità che consente di raggiungere il centro, di andare verso Cordenonso, verso Via Udine in maniera diretta e senza più un labirinto di strade, quindi con meno inquinamento, un nuovo impianto di illuminazione a LED, quindi assolutamente moderno. I liquami non finiscono più nelle acque, ma sono incapsulati all'interno delle fognature. Le acque meteoriche hanno un loro tracciato assolutamente autonomo. Le rogge non erodono più gli edifici, ma sono trasferite nel laghetto. Abbiamo nuove attività commerciali, basta vedere, aperte o che verranno nel futuro. Abbiamo nuove riqualificazioni private già annunciate. Insomma, mi sembra davvero una bella opera e un rilancio della città. Anche Piazza Duca d'Aosta è stata riqualificata. Inoltre, adiacente a Viale Marconi, è in programma un'altra opera. Non ci fermiamo perché stiamo lavorando all'iter per la realizzazione del nuovo parcheggio sotterraneo in Piazza del Popolo, per liberare quell'area bellissima davanti alla prefettura dalle auto, restituirle ai cittadini per poterla godere e creare un polmone di sosta tanto per il viale quanto per il centro città, raggiungendolo a piedi. A seguire i lavori è stata l'assessore Ammirante. Un viale che abbiamo voluto togliere da una situazione di degrado e di abbandono. Era un luogo della città ormai che non frequentava più nessuno. Adesso è diventata un'area accessibile, bella, ben organizzata a livello di viabilità, dotata di infrastrutture, quindi fognature, ma anche nuova illuminazione e oggi da oggi anche una galleria fotografica per ripercorrere la storia di Pordenone. La mostra è curata dall'associazione Panorama. Si parla della città, si parla di Pordenone, cioè è stato evidenziato con questa mostra, con questa galleria di fotografie, la vecchia Pordenone, quella che c'era una volta, che sicuramente moltissimi pordenonesi non l'hanno mai vista, non la ricordano, non hanno neanche visto le fotografie e ci sentiamo praticamente forse privilegiati il modo di aver avuto l'occasione di scegliere un 120 fotografie da una collezione molto importante come quella di Gino Argentin e poterla esporre in un viale rinnovato.